È stato presentato oggi, nella sala ex cappella di Piazza Egea a Ragusa, il primo concorso artistico intitolato Una carezza per chi soffre, i sentieri del sollievo. Il progetto nasce in occasione della 18ª giornata del sollievo, è voluto dall'Ufficio della Pastorale della Salute, rappresentato dall'Hospice dell'Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla, unitamente alle associazioni Samot Ragusa e Samot Onlus. Il concorso è rivolto agli studenti frequentanti le terze e quarte classi di tutti gli istituti di istruzione secondaria della città di Ragusa e intende promuovere la forma espressiva e artistica per sviluppare il tema Le forme del sollievo dalla sofferenza. Un'occasione per gli studenti di raccontare attraverso l'arte la magia e la potenzialità del prendersi cura. Ho voluto inserire questa bellissima iniziativa nelle celebrazioni della settimana della giornata del malato che avrà il momento culminante lunedì giorno 11 in cattedrale con la messa celebrata dal vescovo e con la partecipazione di tutti gli ammalati e le associazioni di volontariato. Questa iniziativa è importante perché coinvolge le scuole, coinvolge i giovani, i ragazzi, soprattutto per una realtà che tante volte loro sfugge, sconosciuta, anche perché così sono coinvolti a portare un po', di colore e coinvolgimento emotivo alle persone che soffrono, che lottano appunto per la vita. E devo lodare veramente il lavoro fatto dal reparto Hospice, dalla dottoressa Battaglia, da tutti coloro, dalla Samot, tutti coloro che ci stanno appunto collaborando per portare avanti questa bellissima e importante iniziativa. È un'idea di Padre Giorgio e sicuramente di altre persone che si sono impegnate in questo settore, ma è importante che la gente sappia che c'è anche questo nel mondo e a Ragusa viene affrontato con competenza, con molti volontari che si occupano della gente che soffre ed è importante che si sappia, è importante che si sappia perché la sanità è fatta da persone che si impegnano ogni giorno, non è soltanto fatta dalle notizie di presunta malasanità. Oltre queste notizie ci sono migliaia e migliaia di persone che sono assistite e sono assistite bene.